l'Italia che cambia siamo noi. Siamo in provincia di Ferrara, ci troviamo nell'azienda agricola biodinamica Il Serraglio, che prende le mosse nel lontano 1983, anno in cui hanno preso i primi passi gli elementi costitutivi dell'azienda. Quindi un'azienda a ciclo chiuso, con l'acquisto del bestiame, con tutto quello che riguarda la produzione di alimenti per il bestiame e alimenti per i mercati e per il ristorante. All'interno dell'azienda biodinamica sono previsti alcuni punti importanti, che sono boschetti, stagni, siepi che attraversano l'azienda, la circondano come un involucro. Bisogna contemplare queste presenze perché fanno parte proprio di distretti dell'azienda che devono interagire fra di loro e portare alla maggior qualità possibile. Noi cerchiamo di coltivare quello che serve di base alle persone, quindi cereali per l'alimentazione umana, farine e quant'altro, ortaggi che servono, frutta che serve e un po' di carne, perché la carne non è la nostra priorità, però fa parte di quell'organismo aziendale che in natura comunque esiste. In un bosco non troverete mai pere e mele come le coltiviamo e neanche cereali come li coltiviamo, per cui l'agricoltura è una forzatura e noi cerchiamo di farlo nel modo più armonico possibile. L'azienda si sviluppa partendo da un'azienda già preesistente, che era quella dei genitori, di famiglia. Io e mia moglie, Renza, abbiamo deciso di cambiare e di portare qualche novità. Ai tempi era veramente rivoluzionaria, perché si parla di metà anni 80. Quello che è importante sottolineare in questa vicenda è la qualità dei prodotti. L'attività era prevalentemente agricola, con lo sviluppo dei mercati, delle vendite dirette ai clienti nelle città un po' più consistenti, con i gruppi d'acquisto e anche con la vendita diretta qui in azienda. E poi abbiamo pensato di ristrutturare e di avviare anche l'attività agrituristica, e questo ha comportato un ulteriore salto di qualità nell'azienda. Apre 11 anni fa con l'obiettivo di dare appunto questo tipo di servizio, portando sul piatto, quindi in tavola, quello che noi produciamo in azienda, quindi tutti gli ortaggi nostri, la nostra frutta, il grano che coltiviamo in azienda e che poi si trasforma in farina. Non è un ristorante normale, è un agriturismo, quindi come dicevamo si avvale dei prodotti coltivati, e quello che non trova all'interno dell'azienda viene acquistato da piccoli produttori. Vengono selezionati ovviamente i prodotti che secondo noi sono qualitativamente più elevati. I clienti capiscono e come, perché c'è un qualcosa che li fa diventare improvvisamente più sensibili quando varcano la soglia di questo posto, ed è una bellissima fortuna perché fa sì che tu possa essere autentico. Ovviamente si va a livelli di informazione diversa a seconda delle persone, quindi quando chiedono una specifica in più, vogliono sapere qualcosa in più, viene detto qualcosa in più, però rimane sempre un'informazione semplice, molto limpida e trasparente. All'interno di un'azienda agricola biodinamica ci sono alcuni aspetti molto delicati e importanti che caratterizzano e contraddistinguono l'azienda biodinamica da un'azienda biologica, per esempio. L'azienda biodinamica possiede degli strumenti di lavoro che riescono a interagire su aspetti molto delicati come l'aria e la luce, sui quali il biologico può veramente poco. Il biodinamico appresta alcuni strumenti che non esistono in natura, inventati dall'uomo e che sono paragonabili agli strumenti musicali che noi suoniamo e che non esistono in natura, producendo una musica che è diversa dalla musica naturale, ma che è comunque la musica dell'uomo. Parlare di biodinamica lo puoi fare soltanto se c'è qualcuno che chiede qualche elemento in più. Se invece nessuno chiede, noi diamo i nostri prodotti, diamo qualche stimolo. Questo è un lavoro sociale molto delicato, così come la produttività, così come la produzione. Per me l'Italia che cambia è testimonianza, perché occorre pensare alla grande e occorre realizzare nel modo migliore questi pensieri. E questo parte da un'assunzione personale di responsabilità. E ovunque c'è un margine per stimolare questa assunzione di responsabilità, noi dobbiamo agire per risvegliare il più possibile le coscienze, tanto della produzione quanto del consumo.
e noi dobbiamo testimoniare con la nostra attività quotidiana ciò in cui crediamo. Per me l'Italia che cambia è speranza, è movimento, è fermento, è entusiasmo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.